Quando Igor Stravinsky compose il suo balletto La Sagra della Primavera, il suo scopo era, sono le sue parole, di descrivere la vita primitiva. Walt Disney e i suoi collaboratori lo hanno preso alla lettera e invece di presentare il balletto nella sua forma originale, cioè come una semplice serie di danze tribali, lo hanno interpretato come la storia della nascita della vita sulla Terra. Quella che vedrete è un'accurata rappresentazione di ciò che la scienza crede sia avvenuto durante il primo miliardo di anni di esistenza del nostro pianeta. Quindi ora, immaginatevi sospesi nello spazio, milioni e milioni di anni fa, e volgete lo sguardo su